Allora, Giorgio Borghetti, anche tu presente questa sera per portare la tua personale testimonianza nel mondo della solidarietà. Cosa ti spinge a farlo? Ma guarda, il sorriso, no? Un sorriso per i bambini che soffrono. Perché i bambini devono giocare, devono essere allegri, devono essere felici come quasi tutti gli esseri umani, però vedere un bambino che soffre è qualcosa che è ancora più difficile. Io sono padre di un bambino di 8 anni e già quando soltanto si taglia, sbatte, fa le cose, oddio, no, il livido, le cose. Perché è così? Perché loro sono la gioia fatta carne e ossa, e quando purtroppo noi abbiamo, diciamo, la fortuna che con la nostra semplice presenza a volte portiamo un po' di sollievo, magari non tanto a loro perché non ci conoscono, magari i loro genitori, le loro mamme, il loro papà, quando magari arrivano delle mie colleghe come prima Roberta. La motivazione è quella, perché purtroppo le cose spiacevoli non bussano alla porta, entrano direttamente, no? Non ti bussano, entrano senza bussare, e quindi siamo un po' tutti, perché è la vita, è la meraviglia della vita, perché ognuno ha la propria storia, e chi ha la storia segnata da una sofferenza di un bambino è una storia particolarmente difficile da sopportare. Quindi se noi con la nostra presenza, con il nostro sorriso, con la nostra partecipazione, la nostra solidarietà li possiamo alleviare un po', perché no? Giorgio, le tue parole sono bellissime e tra l'altro questa serata è sinergica, quindi il Festival di Tulipani di Setanera sposa un sorriso diverso, questa sera un sorriso particolare. Come ci vogliamo rivolgere ai nostri videoascoltatori per invitarli ad essere generosi? Non solo questa sera, in linea generale, nella vita. Allora, lo sai come? In modo molto banale. Io stavo facendo una tournée teatrale con dei miei colleghi, uno spettacolo che si chiama L'amore migliora la vita, ed è venuta a vederci una coppia di persone, un marito e una moglie, e lei aveva, questa donna, questa signora aveva una collana bellissima, e io sono rimasto affascinato da questa collana. Lei mi ha detto che loro hanno adottato due bambini dell'Etiopia, e ho detto questi l'hanno fatta le loro amiche. Lei sa che ha fatto? Ha preso, si è tolta questa collana e me l'ha data, così, detto, perché diciamo, una persona a me molto cara ama le collane. E allora ho detto, ma veramente? Ma questa cosa è incredibile, ho detto, che cosa posso fare? Ho detto, niente, fai un altro gesto. Cioè, lei mi ha detto una cosa bellissima, che questo è proprio le persone che sono semplici, no? Se ognuno di noi facesse un gesto, un singolo gesto di amore, di solidarietà verso un altro, si formasse una catena di gesti amorevoli, sembrerebbe una cosa banale, però forse può essere utile, eh? Mi pare che tu sia stato davvero molto efficace e noi ti ringraziamo. Grazie, grazie a voi, a presto.